Buongiorno, oggi siamo in compagnia dei maestri del gusto di Torino e provincia. E il tema di oggi è una gloria, che è la carne di razza bovina piemontese, la carne del fassone o della coscia, la carne che la battuta al coltello, che è diventato un piatto, non mi piace dire inflazionato, ma molto gettonato, perché in tutte le carte dei ristoranti, non solo piemontesi, ma lombardi, italiani, ormai c'è questo piatto, la battuta di carne, e possibilmente con la specifica di fassona o di razza bovina piemontese. Ecco, la carne di fassona è diventata famosa per la fiera del bue grasso di Carrù, che è in provincia di Cuneo, che si tiene a dicembre, ma in realtà in provincia di Torino ci sono delle situazioni incredibili di filiera corta, quindi di allevamento che poi diventa direttamente macelleria e quindi poi diventano pezzi di carne pregiatissima, e addirittura questi pezzi di carne pregiatissima crudi, come il pesce crudo, sono la sublimazione a volte. A me è capitato qualche volta di vedere in una macelleria una coscia, un pezzo di carne, e vedermi offrire dal macellaio un pezzo di carne appena tagliata che si scioglieva in bocca, perché poi tutto dipende dall'alimentazione, sempre a filiera corta, a chilometro ravvicinato dall'alimentazione degli animali. Allora noi qui abbiamo con noi Monica Bianchessi, che sta tagliando un pezzo di carne, esatto, di carne di fassona. Infatti. In questo caso, Monica, che pezzo è? Che pezzo abbiamo scelto? Abbiamo scelto un magatello. Un magatello che di solito si usa per il vitello tonnato, infatti, che è un altro piatto glorioso, inflazionatissimo, esatto, anche questo. Esatto. Però tu darai un'interpretazione molto particolare, che io raramente ho visto nel ristorante. Sì. Ossia, cosa farai? Li abbiamo uniti. Abbiamo unito questi due piatti meravigliosi, e quindi farò una tartare di fassona piemontese, sì, quindi utilizzando appunto il magatello, quindi più che tartare una battuta, come abbiamo detto prima, perdonami. Perché è battuta, esatto, col coltello. Perché è battuta col coltello, però la condiremo con la classica salsa, quella che accompagna il magatello, quindi vitel tonné. Facciamo, okay, una salsa tonné. Il cappero c'è? Ma certo, caro. Che per noi è una cosa quasi religiosa, esatto, mettere il cappero c'è nel vitello tonné. Bene, allora lei si mette al lavoro, poi ogni tanto le chiederemo lo stato dell'arte. E invece io e il collega Fabio Molinari, buongiorno, andremo a pescare, no, nel mazzo dei maestri del gusto, in questo caso delle macellerie, e di queste macellerie particolari, perché alcune sono aziende agricole anche, no? Sì, ci sono aziende agricole o anche macellerie che si sono rinnovate nel tempo, macellerie che hanno ampliato la loro attività, insomma, perché poi c'è anche una parte delle macellerie storiche e una parte che poi guarda al futuro, insomma. E adesso, quando ci sentirete presentare queste macellerie che hanno delle storie incredibili nella direzione della loro distinzione qualitativa, no, capirete il valore di questa iniziativa, i maestri del gusto. Cioè loro selezionano, fanno continue verifiche e mettono su un piedistallo non solo i numeri uno dal punto di vista qualitativo, ma anche chi porta innovazione. Sì, Maestri del Gusto di Torino Provincia è proprio questo, perché è questo progetto che ha lanciato la Camera di Commercio di Torino nel 2002 con 50 maestri, oggi sono oltre 200, ogni anno se ne aggiungono un tot, perché ogni anno vengono fatte delle nuove verifiche, e le categorie tra altre cose sono oltre 20, perché poi appunto adesso parliamo di macellerie, ma ci sono poi tutti i vari settori legati
al mondo del cibo. E appunto quello che dicevi tu prima, ovvero che maestri del gusto significa proprio un discorso di artigianalità, di legame, di torinesità, tra virgolette, come appunto legame al territorio, ma c'è poi tutta una parte di analisi scientifica che è lo stesso che fa la differenza. Ecco, vediamo, Monica, avete visto cosa ha fatto? Cioè, ha tagliato in quadratini, no? Cosa semplice, no? Sì, esatto, prima strisce, poi... prima strisce, poi in quadratini. Sì. Dopodiché adesso stai battendo. Esatto, battendo con la punta appunto del coltello. Infatti la battuta di solito è a punta di coltello, no? Ed è uno spettacolo vedere i macellai che ti preparano la battuta e poi te la fai mettere sotto vuoto. No, mangio direttamente. Tu hai la macelleria dietro casa. Io invece, quando vado a Torino, sarei tentato, per evitare l'ossidazione della carne, a mettere il limone. Guai mettere il limone. Andate all'ora giusta, ve la portate a casa e la mangiate. Io faccio così, appena arrivo a casa la mangio. Al massimo, sicuramente metto dell'olio extravergine di oliva, se è la battuta classica, un po' di pepe, ma in questo caso invece la ricetta di Monica è molto più complessa. Peschiamo dal mazzo il primo macellaio. Allora, partiamo da quella che secondo noi è stata una storia importante che racconta proprio l'evoluzione di queste macellerie. Abbiamo poi un breve filmato anche su questo, perché la macelleria è Giampaolo Cru, è una macelleria di Torino, siamo in Borgo San Donato. È una macelleria che abbiamo ospitato anche nella golosaria fisica, in questo caso invece siamo appunto nella prima edizione online di golosaria. E la storia di questa macelleria nasce con l'arrivo nell'attività dei figli, la seconda generazione, che ha voluto cambiare leggermente le carte, ha puntato su tutta una serie di prodotti del territorio piemontese e ha puntato su questi prodotti in un modo innovativo, facendo che cosa? Trasformando una parte della macelleria in un'offerta di sushi alla piemontese. I crew sono proprio questi piccoli bonbon di carne che preparano insieme al riso, un riso lo stesso piemontese, con in abbinamento possono esserci nocciole, capperi, acciughe, insomma hanno tutta una serie di cose, peperone, coniglio, carni varie. La cosa incredibile è che sono uno spettacolo questi, e in un momento magari di difficoltà del mondo della ristorazione o altro, loro dopo pochissimo tempo hanno dovuto raddoppiare gli spazi perché da tanta richiesta avevano. Ecco, il titolare, Giampaolo Cru, ha una passione proprio per i prodotti piemontesi, perché lì all'interno della sua azienda tiene la salsiccia di Bra, il coniglio grigio di Carmagnola, e poi soprattutto la carne suina dell'agriturismo Parva Domus, no? Che è un agriturismo in provincia di Torino, che è un faccino radioso della nostra guida. Infatti. Cioè, quindi è molto attento al territorio. E poi la sua carne è certificata a Coalvi, che è un consorzio, no, degli allevatori della carne di razza bovina piemontese. Cosa stai facendo? Mi sono accorto che facevi una cosa. Sì, perché ho fatto rumore, perdonatemi, infatti no, disturbo. No. Cosa ho fatto? Ho emulsionato dell'olio extravergine d'oliva con del succo di limone, poi ho aggiunto dei capperi dissalati e naturalmente le acciughe e ho fatto appunto un'emulsione. E adesso vado a frullare invece il tonno, che è un altro degli ingredienti necessari, e alla fine metterò un uovo sodo. Quindi la mia maionese sarà una maionese fatta con dell'uovo sodo. Molto bene. Sì. Allora andiamo col filmato di Giampaolo Cru. Ho portato un roll con la salsiccia di Bra, che la salsiccia di Bra è una classica salsiccia nostra piemontese, da mangiare cruda. E troverete la polpettina appunto a fianco con la nocciola, e ho messo anche un olietto aromatizzato, e a fianco invece il bonbon, che è il classico sushi, anche questo qua, con riso, battuta a coltello e pistacchio. Molto bene, allora io presenterei un altro clamoroso macellaio. Siamo sempre nella zona di Giampaolo Cru, perché anche lui ha la sua macelleria in zona San Donato, ed è Pino Puglisi. Pino Puglisi, la macelleria si chiama Macelleria Pino, e lui è diventato famoso per la vicciola. La vicciola cosa significa? Che i suoi vitelli di razza bovina piemontese vengono alimentati con le nocciole. E tra l'altro tutto questo è stato certificato
dall'università, cioè anche la carne ha degli elementi nutrienti molto particolari e soprattutto è una carne davvero molto molto buona. Io la conosco molto bene, a Milano addirittura quando aprì Carlo Cracco, Carlo Camilli in segheria, aveva questa carne, la carne di Vicciola. E questo è un caso davvero davvero molto interessante. Poi lui fin da ragazzino faceva il mestiere di macellaio, per cui non solo ha questa passione, ma credo che sia quello che ha portato, no, la maggiore innovazione. Giacomo Bologna, grande produttore di vino piemontese, di un altro macellaio che vi presenterò dopo, diceva: lui dà i bignè da mangiare ai suoi buoi, no? No, per dirvi quanto è importante la cura negli ultimi giorni, no, di alimentazione. Invece Pino Puglisi dà le nocciole. Intanto la nostra Monica sta andando avanti sempre con lo stesso metodo. Sì, l'ho condita però questa volta. Sì, l'ho visto perché è particolarmente lucente questa. Sì, no? Esatto. Olio, sale e un po' di pepe, è più che sufficiente. Cioè, mi verrebbe voglia... E dopo l'assaggi. No, di mettere la mano mentre tu ti distrai e invece no. Desisti. E invece no, devo desistere. Caro Fabio, cosa peschiamo dalla cesta dei maestri del gusto? Andiamo avanti sempre con macellerie storiche torinesi. Adesso vediamo la foto che ci hanno inviato a Macelleria Testa di Torino. Anche in questo caso parliamo di una macelleria storica, quindi appunto macelleria che nasce nel 1916, è arrivata al secolo, e oggi c'è la nuova generazione all'interno della macelleria, quindi anche in questo caso parliamo di una storia familiare, quindi con un'intera famiglia che sta lavorando. Ma soprattutto c'è anche da dire che questa è uno di quegli esempi di macelleria che ha puntato sulla filiera corta, quindi che ha puntato con un'azienda di fiducia, un allevamento, anche qui si parla di razza piemontese, e che propone tutta una serie di tagli che fanno parte della storia della macelleria piemontese. Perché? Perché la macelleria piemontese è anzitutto, come diciamo prima, battuta al coltello, ma è anche costata, ed è soprattutto poi tagli del bue grasso, che è una vera e propria gloria di quello che è la storia dell'allevamento piemontese, perché il bue grasso, soprattutto in certi periodi, ci stiamo anche avvicinando perché manca poco più di un mese, è il taglio di Natale sostanzialmente. Aia, qui stai incidendo l'uovo per inserirlo, giusto? Esatto, all'interno della salsa. Ovviamente tutte queste materie prime sono materie prime selezionatissime, perché anche sulle uova c'è una rincorsa alla distinzione, tant'è che ci sono maestri del gusto anche nel campo delle uova, no? Negli allevamenti, eccetera, come ci sono dei produttori citati sul golosario piemontesi. Attenzione, adesso andiamo a trovare Gramaglia a Piobesi Torinese. Io a Gramaglia sono particolarmente affezionato perché Gramaglia è citato sulla mia guida agli inizi, quando facevamo la guida critica e golosa, già citavamo Gramaglia per la trippa, no? Che è un'altra gloria popolare, no? Che piace moltissimo, e da Gramaglia si va per acquistare la trippa arrivando da molto lontano. Però lui si è distinto per il carpaccio, che è diverso dalla battuta, no? Perché sì, è un pezzo di carne unica, finissima, no? Una fetta di carne finissima, sempre cruda, che lui fa marinare con l'arnese, no? Con un vino del Roero. Piobesi torinese è nella provincia di Torino, è abbastanza confinante, no? con una parte che non è ancora Roero, ma dove si produce sempre un vino bianco con uve arnese, e quindi fa questo prodotto distintivo, per cui è molto ricercato. Invece il nostro Fabio Molinari adesso ci presenta Gadaleta di Torino. Allora, anche Gadaleta è un altro caso di macelleria che si è evoluta nel tempo. In questo caso parliamo di drogheria italiana contemporanea, o come diremmo noi anche boutique del gusto. Perché? Perché oltre alle carni, che sono anche in questo caso carni selezionati,
si parla sempre poi di razza bovina piemontese, naturalmente. Ci sono poi sia una serie di prodotti, sia una serie di prodotti lavorati di queste carni, perché poi tante macellerie hanno proprio scelto questa strada di evoluzione, cioè proporre accanto al classico taglio di carne anche, ad esempio, la pasta ripiena con le carni, in questo caso naturalmente stiamo parlando di agnolotti e quant'altro, oppure una parte che riguarda i sughi. Bene, abbiamo visto la foto di questo macellaio, adesso Monica dice io devo continuare. Sì, musica per le nostre orecchie. Però questo rumore è come un rullo di tamburi, perché adesso andremo a presentare un altro macellaio storico. Storico che ha fatto la storia. È storico perché ha fatto la storia, della carne di razza bovina piemontese. Allora, qui siamo a Cavour, nel paese delle mele. Cavour è anche qui confina con, una volta si sarebbe detto, il Marchesato di Saluzzo, tanto per individuare dov'è la zona, e qui abbiamo Silvio Brarda. Beh, Silvio Brarda fa parte della storia perché è il famoso macellaio di cui Giacomo Bologna diceva da i bignè, no? Negli ultimi giorni da i bignè ai suoi buoi. E Silvio Brarda alla Fiera del Bue Grasso di Carrua ha vinto anche premi importanti. Ma soprattutto noi giornalisti abbiamo conosciuto la carne di razza bovina piemontese, io ero giovanissimo allora, proprio dall'esperienza di Silvio Brarda. Oggi la sua macelleria è portata avanti dal genero, da Luca Gandione, dalla figlia, tutta la famiglia continua e Silvio Brarda è sempre lì, perché però il cambio generazionale l'ha favorito anche lui. Attenzione! Quando Silvio Brarda a un certo punto dichiarò che avrebbe lasciato l'attività perché i cavilli, la burocrazia non gli permetteva di macellare direttamente nel proprio macello il bue di razza bovina piemontese che aveva allevato, ha detto io chiudo. E Vittorio Feltri, allora direttore del giornale, scrisse un articolo in prima pagina per difendere, no, la richiesta di Silvio Brarda. Tanto per dirvi cosa è stato Silvio Brarda, no, per la storia, no, del gusto in Italia. Ma poi Silvio Brarda con cosa si sta distinguendo adesso? Beh, lui ha inventato, l'ho battezzato io, il bollito misto prêt-à-porter. Nel senso che lui mette sotto vuoto i tagli del bollito misto. Vediamo in foto, tra l'altro. Che vediamo anche in foto, tu te lo porti a casa e ti puoi godere questo piatto che, Monica, che è di difficile fattura, no? Perché una giovane massaia come te, a parte te che hai una passione, sei del mestiere, ma difficilmente si mette a fare il bollito misto, no? Lo fai, ma devi avere una buona materia prima. Una buona materia e anche pazienza. E anche pazienza, sì, certo. E tempo. Esatto. E anche trovare tutti i pezzi. Esatto. Che non è così semplice, che non è così scontato. Semplice. E non avere un marito che è vegetariano. no, cioè, ci sono tante variabili. Per cui Silvio Brarda si è accorto di tutte queste variabili e ha inventato il bollito misto prêt-à-porter, che ha varie dimensioni, perché uno che ha la moglie vegetariana o vegana, e non c'è nulla di male, si prende la sua porzione piccola, no? Oppure se vuoi in famiglia quella più grande, eccetera. E tutti sono contenti con una buona barbera. Oppure, anzi, una buona barbera prodotta nel torinese, una fresa, perché la provincia di Torino è una provincia che tra l'altro produce dei vini straordinari e molti sono anche tra i maestri del gusto, sì. Bene. Allora, abbiamo parlato di Silvio Brarda, adesso tocca a te parlare di questa macelleria di Torino che è Ribetto di Perosa Argentina. Siamo sempre in zone periferiche. Sì, anche in questo caso siamo in zone periferiche, però stiamo andando a vedere una serie di produttori che fanno, cioè di macellerie che hanno anche, adesso abbiamo parlato sempre di carne bovina, ma le macellerie piemontesi sanno anche andare oltre. In questo caso, ad esempio, questa macelleria
ha una particolarità, cioè produce la mustardela che è una sorta di sanguinaccio, quindi un salume antico che recupera una serie di parti del suino, testa, gola, lingua, cotenne, a cui vengono aggiunti poi ciccioli, cipolle, porri e poi naturalmente sangue, sale e le spezie. Naturalmente è un prodotto della memoria del gusto. Sappiamo benissimo che i sanguinacci percorrono un po' tutta l'Italia. Ognuno poi viene caratterizzato con delle varianti regionali, con una propria storia. Oggi sono quasi, è quasi difficilissimo trovarli, anche perché ci sono poi particolari regolamentazioni dietro la produzione di sanguinacci, eccetera, eccetera. Quindi ha rischiato, certo, di scomparire a lungo sanguinaccio come però prodotto. Fa parte della storia che non si buttava via niente, no? Della storia anche della povertà, perché era quella materia, a proposito di scarto, no? Che invece veniva consumata dalle maestranze quando si uccideva un bovino, un maiale, eccetera, no? Per cui il sangue in qualche modo veniva utilizzato ed era una leccornia, diventava una leccornia. Beh, ma già parte poi di quello che si mangiava davvero nelle case, perché poi buona parte del prodotto veniva venduto. Alla fine nelle, esatto, case dovevi arrangiarti per poter portare a casa qualcosa. Rimanevano le ossa e tu scarnificavi la poca carne che c'era sulle ossa. Attenzione, questa azienda è un'altra cosa, beh, questa ha fatto la rivoluzione. L'azienda Scaglia di Rivoli, io li ho conosciuti da giovanissimo perché Graziano, Mauro e Paolo Scaglia erano dei giovani del movimento giovanile della Coldiretti. E io, che ero il capo ufficio stampa della Coldiretti, mio primo lavoro, mi dovetti occupare anche del movimento giovanile. Fu un'esperienza bellissima. E tra i giovani avevo questi tre fratelli e facevano le riunioni nella loro azienda agricola dove producevano tutto. Cioè, quello che davano da mangiare ai loro animali lo producevano, arrivava dai loro campi di grano, eccetera. E dopodiché a un certo punto hanno aperto una macelleria. Hanno aperto una macelleria che era talmente di qualità e aveva una reputazione talmente forte che quando ci fu il caso di Mucca Pazza, ve lo ricordate, no? Io lo intervistai e ho detto: come sta andando? E lui mi disse: guarda, abbiamo raddoppiato le vendite. Cioè, durante un momento di preoccupazione dove la gente aveva timore ad acquistare la carne, andava da lui perché sapeva questo metodo di produzione e ci metteva la faccia. E questa è una storia bellissima. Dopodiché, perché dico che hanno fatto la rivoluzione? Perché a un certo punto, con un loro amico, con la moglie di uno dei fratelli, Paola, hanno deciso che era arrivato il momento di creare McBoom. Noi sappiamo che gli hamburger hanno una sorta di, no, di appannaggio totale da un altro Mac. Loro lo chiamarono McBoom, che vuol dire solo buono in piemontese. E quindi ovviamente McBoom proprio. McBoom. E iniziò una ovviamente una guerra anche un po' legale con un colosso dell'hamburger. E lì scendemmo in campo tutti a difendere McBoom dalle istituzioni a noi giornalisti, eccetera. E oggi McBoom esiste, non solo è un'hamburgeria a Rivoli, ma ha anche altri punti a Torino. Gli hamburger sono buonissimi, il pane dove vengono messi questi hamburger è un pane fatto da un forno locale, addirittura hanno sfidato anche una cola famosa facendo la Mole Cola. Mole Cola, Molecola, adesso ogni tanto il nome evolve. Ma... Cioè, quindi non si sono accontentati della prima sfida e sono andati avanti, quindi una rivoluzione. Ma nel frattempo la nostra Monica è arrivata alla fine. Conclusione. Okay. Cioè, qui siamo al finger food, mi fanno capire. Cos'è il combinato? Ma questo è il mio assaggio. Mi sono fatto un piccolo carpaccio con ripieno di salsa tornata. Questo invece l'ho preparato appunto per... È un finger food. Esatto. Bellissimo. Sì, sì. Questo è per voi. Quindi la battuta, ho messo delle briciole croccanti di pane, così per dare appunto questa sensazione un po' croccante sotto i denti, perché naturalmente la nostra carne è meravigliosa, è cedevole, è soffice, morbida, già condita naturalmente, e poi la salsa tonnata. La salsa tonnata che tu spalmi
come sì, vuoi. Quindi ad ogni forchettata ne prendi se la prendi, gradisci. Una forchettata di salsa, una forchettata, prego caro, di mi sta invitando a fare una cosa che non riesco a dir di no, così mi dice se ti piace. Abbiamo unito i due piatti piemontesi. Quando ti piace? Apre un ristorante? Mai. E allora ti copieranno, perché è fantastico. Bene, mi fa piacere. Mamma mia. Allora, non posso passarti la mia forchetta, e quindi per te ne mangio ancora uno. Ottimo. È piaciuto anche a me, infatti, per interposta persona. No, sei bravissima. Grazie. No, soprattutto la salsa tonnata, che sai, per noi piemontesi certo, è perfetta. Bene. Grandissima la materia prima, questa esatto, carne, grandissima. Esatto. No? Per cui non è stata cotta come nel vitello tonnato, che in quel caso è quasi scottato, no? Sì. No, è proprio cruda, quindi senti anche il sapore, la fragranza di questa carne e poi quel tocco col pane croccante ci sta? Col pane croccante ci sta. Bene, mi fa piacere, ottimo. Ma tu avresti messo le nocciole? Sì, perché no? Le nocciole sono bene con tutto, sia nel dolce che nel salato. Cioè, al posto del pane le nocciole. Ma certo, una bella granella di nocciole, magari mescolata anche al pane, perché no? Però un po' tostate, così questa lieve tostatura non ti sarebbe stata male. Hai ragione. Bene, bella idea. Era perché la nocciola, magari se la carne era quella di Pino sì, Puglisi, mi metti certo, le invece tutte le altre va benissimo. Va benissimo. Il pane. Bene, grazie. Spero, sono certo che vi ha fatto venire l'acquolina in bocca, la voglia di andare a cercare questi maestri del gusto e acquistare le carni, le loro carni fantastiche, per fare un piatto come quello. Semplice. Monica è bravissima, però ci potete provare. Certo. Io proverò a farlo. Bene, mi fa piacere. Ormai so com'è e non mi verrà come il tuo, ma ci provo. Grazie. Grazie. Grazie.